la rubrica Io con te. Oggi ho il grandissimo, ma grandissimo piacere di ospitare il mio omonimo Omar Di Marco, un carissimo amico che ho avuto modo di conoscere prima virtualmente, poi fortunatamente ci siamo conosciuti a Reggio Emilia già da un 3 anni fa, se non ricordo male, almeno, 3 anni fa, e veramente è nata una bellissima amicizia. Intanto ti chiedo l'autorizzazione a registrare e poi a pubblicare sui social la registrazione. Sì, vai tranquillo. Perfetto, grazie Omar, ti lascio a te la parola, sei libero di dirci dove ti trovi, cosa allevi, come è nata questa passione, come mi hai conosciuto, se vuoi, dimmi un po' tutto. Certo, allora io sono Omar Di Marco, sono di un paesino in provincia di Udine, Moruzzo per la precisione, e allevo agata gialli, intensi e brinati, e agata gialli mosaico. La mia passione è nata qualche anno fa, diciamo quasi per caso, perché mio figlio prese una canarina pezzata e da lì ho cominciato a fare qualche coppietta, a far nascere qualche pulletto, e da lì mi si è aperto un mondo, fino a quando poi un giorno abbi la fortuna di conoscere un grandissimo allevatore delle mie parti, che allevava appunto agata. Lui fa agata, Isabella, Satinè. E quando mi aprì la porta del sollevamento fu un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine. Sì. Poi lui è un pozzo di sapienza, un maestro. E mi ha preso un po' sotto la sua ala. Sono partito con delle sue coppie. 4 coppie di agata gialli e una coppia di agata giallo mosaico. Era il mese di ottobre circa, le portai a casa. Nel frattempo avevo sistemato un piccolo spazio in cantina e avevo preso una batteria di seconda mano, però tenuta veramente bene, da un allevatore qui della zona che purtroppo non c'è più. E così. Prima mi divertivo un po' coi pezzati e poi ci ho messo dentro gli agata e devo dire che sono partito subito bene, perché le coppie che Maurizio, si chiama Maurizio questo allevatore, mi aveva dato erano di un ottimo livello, e cosa fondamentale per partire bene, per non avere poi un percorso ricordiamolo che è fondamentale che chi, bravo, se uno vuole una coppietta o due così tanto per avere, per far cantare, è libero di andare al mercato, andare dove vuole, ma se uno vuole partire spende qualcosina in più, però parte sicuro con un ceppo magari di qualcuno che è già fermato. Poi la tua fortuna è che ce l'hai anche vicino, che ti può dare una mano, aiutare, seguire inizialmente, esatto. Poi dopo uno cammina con le sue gambe, esatto, ovvio. Esatto, quindi partì così, con queste 5 coppie e le mie riproduzioni. Allora voi il locale è un po' come il tuo, io l'ho organizzato con luce artificiale perché c'è una finestra ma entra poca luce, però mi dà una buona reazione. E quindi centralina per il fotoperiodo, e sono partito così. A ottobre le ho acquistate, a gennaio sono partito con la formazione delle coppie e a febbraio ho iniziato questo percorso, che mi ha portato ad avere un'ottima annata quell'anno lì, con soggetti molto validi, tant'è che lo stesso anno, cioè l'anno dopo, insomma la stagione dopo, ho cominciato già a presentare, perché avevo soggetti notevoli, devo dire. E mi sono iscritto, ma quasi per gioco, nel senso che questo mio amico mi ha un po' stimolato a iscrivermi al primo campionato europeo dei canarini di colore, che si teneva a Cesena. E ho presentato 2 stam e devo dire che è andata bene. Quindi per me fu una gioia, perché quasi da neofita, da novello, mi sono tolto una bella soddisfazione, e questo mi ha ovviamente fatto capire che il ceppo che avevo in mano era buono. Ho cominciato a lavorare sui miei soggetti e diciamo adesso sto portando avanti bene questa linea, speriamo poi di migliorare sempre di più.
perché ovviamente gli incidenti di percorso ci sono, però insomma si cerca di mantenere sempre un profilo buono. Le esperienze che vengono le accumuli ogni giorno, no? Perché c'è sempre da imparare, c'è sempre da guardare. A me piace venire, scendere, guardare, osservare i comportamenti. A volte ti accorgi che hai la soluzione lì davanti a te, ma non riesci, bravo, a vederla, e magari a un momento X riesci a vederla. Sì, sì. È una cosa importante, soprattutto quello del, secondo me, che molti magari trascurano, il fatto di osservare i canarini. È vero. Secondo me fa il 50% della riuscita di un qualcosa, nel senso che osservando i canarini, il comportamento, l'atteggiamento, ti dà delle informazioni su come dover eventualmente intervenire. Un esempio, come tu ben sai, il discorso di quando faccio la formazione delle coppie, che metto a disposizione i due nidi, un interno e un esterno. Questo perché ho notato un anno che, osservando una canarina, vedevi che aveva il nido interno, ma non faceva altro che camminare con l'aiuto in bocca, come se non sapesse dove andare. E poi è capitato che, nonostante magari uno aveva il nido, ti depone le uova, te le depone a terra, fuori, quindi capisci che qualcosa non va. Allora, soltanto osservando, dici: ma perché non provare a mettere il nido esterno? Come messo il nido esterno, track, subito a fare il nido. È vero. L'osservazione, è un punto fondamentale in questa passione. Bravo. Poco importante. Bravo, perché ci comunicano sempre qualcosa, sta a noi poi captarlo, interpretare i loro comportamenti, no? E questo è fondamentale. E nel corso io non allevo da tanti anni, perché alla fine con gli Agata questo è il quarto anno, no? Quindi è ancora un mondo alla scoperta, diciamo, no? Non finisce mai, esatto. Per cui poi io sono di carattere uno molto curioso, mi sono informato sempre, continuo. E devo dire che all'inizio, quando proprio per me il mondo era completamente oscuro, la prima cosa che fai, ai tempi moderni, una volta cercavi libri e adesso vai su internet. Ricordo benissimo che mi sono imbattuto in un tuo video, però non sapevo chi eri, non ti conoscevo assolutamente, ma tra i tanti, non tantissimi, tra i video che c'erano disponibili, il tuo mi ha cominciare a seguirti. Scusami, perché... Marco, Omar, si è bloccato, si era bloccata l'immagine, non si è sentito. Hai detto tanti video e poi riprendi da lì. Tra i tanti video presenti, un tuo video tirò la mia attenzione. E ricordo che era quello che avevi fatto sul riconoscimento, le differenze tra maschio e femmina. Sì. Ti ricordi? Ecco, sì, benissimo. Che io reputai un ottimo video e lo seguì. E da lì cominciai un po' a vedere la tua pagina YouTube, cominciai a seguire i tuoi video. E poi ricordo che trovai il tuo numero di telefono e ti contattai un giorno WhatsApp, e da lì nacque tutto. Quindi per me è stato un piacere enorme, e poi per come anche si è sviluppato dopo, perché io confermo, è nata un'amicizia bellissima, e ricordo l'emozione di quando ci siamo incontrati la prima volta a Reggio, ti ricordi? È stato veramente come un primo appuntamento. È vero. Guarda, lì poi abbiamo cominciato a condividere tante cose. Bravo. E ci siamo sempre sentiti, ci scambiamo. Ci sentiamo quasi giornalmente. È vero, ci sentiamo giornalmente ed è sempre un grande piacere. E poi dall'inizio, da come ero partito, e ovviamente portando tutti i consigli, tutti gli insegnamenti che avevo raccolto, poi piano piano ho cominciato a metterci un po' del mio, tra cui il passo fondamentale, secondo me, nel mio modo di allevare, è stato il cambio di alimentazione. Okay. È passato dall'alimentazione tradizionale, quella che tutti conosciamo, all'alimentazione con pasto unico, quella che adoperi tu. Diciamo che è stato un po'
studiato nel tempo questo passaggio, valutato più che studiato, perché ci ho messo un po', come tu ben sai, tu sai tutta la storia, comunque all'inizio c'era un po' di diffidenza. Una piccola premessa, che io non ho insistito in nulla, cioè io non ho mai con te, no, è vero, non ho mai insistito di dire fallo, io ho semplicemente i miei consigli allevo con Unifide già da un po' di tempo, ecco. Poi dopo, sì, infatti, tu eri libero. È stata una scelta che ho maturato poi da solo. ma perché notavo che il sistema tradizionale nel mio allevamento, quindi con le mie temperature, tutto quanto, era forse un po' troppo carico sotto certi aspetti, quindi aveva delle problematiche, anche ovviamente per questioni di tempo, perché ovviamente io lavorando parto presto la mattina e torno, che molto spesso le luci dell'allevamento sono già chiuse, quindi non ho neanche tempo di tornare la sera per controllare, per cui questo metodo sicuramente facilita l'organizzazione, le tempistiche, però ho notato che, devo dire, una svolta importante, nel senso, mi ha dato un valore aggiunto importante. Non sto pubblicizzando il prodotto, ci mancherebbe altro, perché poi è libero di provarlo, è sul mercato. E questa cosa qua, devo dire che è un po' cambiato il metodo negli ultimi anni mio di allevare. E poi nel frattempo sono riuscito ad ampliare una parte della cantina. Ho preso una batteria da 90, con gabbie da 90, e una batteria di 12 gabbie, dove faccio fare la muta a tutti i soggetti, e poi tengo separate le femmine nella batteria, puoi aprire le gabbie e fare un modo di voliera, quindi tengo nel momento poi di preparazione, separo i maschi dalle femmine, perché do due fotoperiodi diversi, in maniera tale di mandare prima e dare più tempo, no, per andare in estro i maschi, le femmine le tengo un po' più indietro, e così facendo gli ultimi 2 anni mi sono trovato molto bene. Io qui in allevamento non ho mai temperature bassissime, per cui devo sempre stare un attimino attento col fotoperiodo, no? Non dare troppe ore, perché altrimenti le femmine partono magari un po' in anticipo rispetto a quello che vorrei, però dopo fai un attimino, no? Ti allinei con quelle che sono le caratteristiche del tuo allevamento, impari a conoscerlo, ti adegui, e dopo di che metti a punto un po' di cosine, tutto. Il tuo è un allevamento prettamente a luce artificiale, cioè tu non sfrutti la luce naturale in nessun modo. Guarda, io ho una finestra che è questa, te la faccio vedere. Vai, così approfittiamo per vedere il tuo allevamento. Eccola. Bravo. Perfetto. Come vedi, io l'ho anche oscurata in questo periodo con della carta, che è quella che metto sotto le gabbie. Sì. Perché mi dà la possibilità di non avere interferenze, in quanto su questa finestra qui riceverò questa batteria qui, che vedi, riceve un po' più luce rispetto alle altre, per cui io in questo momento vado ad oscurarla. Questa è sempre aperta, l'ho chiusa solo adesso perché oggi qui c'è molto vento, per cui mi disturbava un po' il microfono, ma questa finestra è sempre aperta, tutto l'anno, giorno e notte, e nonostante tutto, guarda quanti gradi ho io adesso in allevamento. Fai bene a tenerla sempre aperta, perché circola l'aria. Sì, esatto. Non so se riesci a vedere. 16 gradi e 3. 16 gradi e 3, ecco. Come da me, questo io sono è... radio. Ecco, anche perché le temperature Milano, dove sei tu, o qui a Udine, sono molto simili. Oggi c'è molto vento, però guardavo, ci sono 11 gradi esterni, per cui sotto qui è un po' più riparato. Quanti gradi hai fuori? Fuori ci sono 10 gradi, umidità al 90%. Calcola che qui sta piovendo di rotto da stamattina. È uguale qui, identico. Quindi è un tempo umido, per cui le temperature non scendono. Ovviamente levando sotto, il problema dell'umidità c'è. Io penso ormai come tutti, ma c'è un deumidificatore che tengo impostato al 60%, per cui lui parte e mi tiene abbastanza sotto controllo l'umidità, che devo dire io qui non ho mai
non ho mai avuto problemi neanche da quel punto di vista. E niente, adesso mi ritrovo appunto partito, come ti dicevo, con 5 coppie, e adesso quest'anno sono riuscito a farne circa 15, e mi sono ampliato, ho 2 batterie, come vedi, alle mie spalle, eccole qua. Facci una carrellata del tuo allevamento, allora, vai, che è veramente bello, bello pulito, bello sistemato, ordinato. Grazie. Allora, questa è la prima batteria. Un nome di fatto, Omar è simbolo di ordine. l'ordine, vedi, questa è l'altra batteria. Dopo qui c'ho l'impiantino per il... tre centraline, ostrega! Sì, ne ho tre, perché non ho voluto sovraccaricare. Ho dato una centralina per batteria, per cui le gestisco in maniera indipendente. Sì, esatto. Hai fatto bene, giusto. Poi qua c'ho l'angolo... Sovraccarichi la centralina. Esattamente. Perfetto. Mi sono fatto una vasca in inox, in maniera tale che riesco a pulire anche le griglie senza dover uscire fuori, mi permette di metterle in ammollo la sera quando devo fare. Io faccio il cambio settimanalmente. Sì, sì, sia delle griglie. O il sabato, la domenica faccio il cambio griglie. Esatto. Magari sai cosa, durante le cove un pochino più spesso, perché si sporcano molto. Sporcano, infatti. Quando ci sono i pulli, magari ogni 2 o 3 giorni le cambio perché si sporcano tantissimo. Bravo. Però appunto mettendole in ammollo, io le lascio la sera in ammollo, la mattina sto alla metà a pulirle. Certo, no? Certo. E poi niente, la parte, come ti dicevo, di ampliamento, aspetta che accendo la luce che adesso qui è spento, eccola qua. Questa è la parte di muta, di riposo dei locale soggetti. Locale muta barra riposo. Muta barra riposo, esattamente. Bello, bello. Eccolo, aspetta che la telecamera un po' vicina. Eccoci qua, vedi. Questa è una batteria da 12 gabbie, da 90. Da 90. Ho fatto l'ambiente su misura per farla stare, perché ovviamente occupano un po' di spazio. Ricordo, non è molto grande. Ah, c'hai il lucernario lì, o è la luce? No, quello no, è una luce che uso luce. Solo, sì, però vedi le gabbie, io comunque metto le strisce a LED qui sotto, per cui questa luce qui l'accendo solo come adesso che le luci della batteria sono spente, per cui ricordo che tutto questo locale come suddiviso l'hai realizzato tu, cioè non è che lo tutto te lo sei io. Qui ho fatto tutto io, piano piano ero partito, okay. Vedi che qua si nota. Questa è la prima parte, diciamo, dove sono adesso invece l'ampliamento che ho fatto 2 anni fa. E sì, piano piano, tutto io, è tutto in cartongesso, per cui ti permette di avere un'universalità, riesci a gestire come meglio. Certo, come hai meglio. Dei locali distinti, ovviamente, avendo uno che ha lo spazio e si può permettere di fare certe cose. È bello avere appunto il locale distinto e per una migliore gestione. Ovviamente, ti ripeto, uno avendo lo spazio così si può permettere anche di incrementare le coppie, e soprattutto magari uno ha poche coppie, però riesce a fare più novelli, riesce a spingersi a fare magari una coppia in più e fare qualche novello in più. Tutto deve essere proporzionato allo anche spazio. Per non bravissimo, non creare densità, sai, io non mi piace affollare le gabbie, per cui quando vedo che arriva un certo numero, se la seconda covata è già sufficiente, poi interrompo, perché non voglio appunto creare una densità troppo importante che poi ne va per la loro salute, per i loro spazi, no? Per cui, sai, chi ha la fortuna di avere a disposizione locali importanti, cambia, però... Uno fa con quello che ha. Bravo. Quindi ritengo che questo sia più che sufficiente per me, per il mio tempo e per quello che riesco a dare loro, no? Perché nonostante tutto, come hai detto tu prima, ci vuole tempo e dedizione, bisogna sacrificare il proprio tempo libero per dedicare loro anche quelle... Sì.
quei momenti in cui un po' è una seccatura, la pulizia, no? Quindi, però per me è fondamentale. Io ci ho sempre tenuto un sacco, perché parta proprio da un ambiente sano e pulito, no? Questo per me è uno dei primi fattori che devono esserci in un allevamento, perché le cose vadano, perché poi i problemi ci sono sempre comunque, però almeno se cerchiamo di eliminarne certi anche in maniera meccanica con una semplice pulizia, perché non farlo, insomma, no? Quindi è così. Così, poi da 2 anni già mi sono affidato a un veterinario che mi segue nel controllo annuale o anche a volte anche semestrale dei soggetti, con degli esami, semplicissimi esami diagnostici come quelli che fai tu, però li tieni sempre sotto controllo, quindi a me va bene. Sono contento così, i costi non sono esagerati come hai fatto vedere anche tu in un video, però insomma, come tutti i possessori di animali è importante che ci sia un controllo veterinario, ma è ovvio, chiaro che ha un costo, però io lo ritengo. D'altronde non siamo veterinari, quindi per queste Bravo. Cose come uno che ha la macchina e va dal meccanico se ha qualche problema. Bravo. L'animale Esatto. Deve andare da veterinario. Ricordo Esatto. Che seppur anche il più bravissimo allevatore, ma a distanza veramente viene difficile dare un aiuto a qualcuno. Un Bravo. conto è essere di persona, vedere, ma un conto è essere lontani. Quindi, secondo Esatto. me, il veterinario di fiducia, comunque uno lo deve sempre avere per alzare la cornetta e dire ho bisogno, c'è questo qualcosa che non va e Bravo. quindi ti aiuterà a intervenire come meglio si crede. Sì, poi dove non ci arrivi con l'auto, ci sono gli spedizionieri, tipo i corrieri che ti possono spedire per portare i campioni a fare gli esami in laboratorio, per cui Certo. ti organizzi un attimino e ce la fai benissimo. Si può fare tutto, l'ho fatto anche vedere come uno che vuole far fare degli esami Bravo. personali non ha un veterinario vicino, lo fa fare e Bravo. non ci sono problemi. Esatto, ma è così. È così. Niente, no? Poi il piacere di allevare è questo, il fatto che ogni anno provi sempre le stesse emozioni, anche su cose che hai già visto, però è quello lo spirito giusto, no? Ti volevo fare una domanda. Tu ho visto che hai già i nidi, hai già iniziato. Sì, ho già i nidi, esatto, ho già Quindi tu i nidi. anticipi il periodo Cove. Esattamente. Ecco, questa è una scelta tua personale dovuta a tue esigenze oppure a un fattore magari del locale che in estate ha determinate condizioni? Volevo capire il No, perché. è più dovuto alle mie esigenze. Ti spiego anche il motivo, perché io svolgo un lavoro dove nel periodo estivo la mole di lavoro aumenta, quindi preferisco anticipare. Come adesso io ho già qualche pullo nato, quindi io ho messo i nidi l'11 gennaio, per dirti, quindi in maniera tale che poi io a maggio ho quasi praticamente Quasi tutti i novelli terminato, piazzati. come me. Esatto, ecco, perché qui in realtà problemi di temperature non ne ho, nel senso che anche nella stagione estiva difficilmente supero i 22-23 gradi, quindi potrei benissimo cominciare a marzo per finire poi a giugno, luglio. Però c'è il Però problema al punto dell'impegno lavorativo. sì, esatto, è un'organizzazione mia che mi permette di gestire meglio con più attenzione, a dedicare un attimino di più tempo, in quanto sono un po' più libero, ecco, non liberissimo, Certo. però un po' più libero. Io comincio ad aumentare le luci del fotoperiodo un quarto d'ora a settimana, quindi arrivo con le 12 ore, 12 ore e mezza per la metà di gennaio, e questo già con le femmine. Con i maschi io sono avanti di circa mezz'ora, 3/4 d'ora, in modo tale da fargli arrivare un po' prima, no? Quindi mi sono organizzato così, mi trovo bene.
per cui ripeto, sia per l'organizzazione, ma anche per una gestione. Giusto, ma è giusto così. Ognuno di noi deve seguire un ritmo che lo faccia allevare in modo corretto secondo le proprie esigenze. C'è chi ha l'esigenza lavorativa, c'è chi ha l'esigenza di un locale che in determinati periodi è sconsigliato, come io ho spiegato più volte nel mio caso. Io a giugno, quando arriva il caldo qua, sfioriamo i 30 gradi. Quindi arrivare a giugno, iniziare a marzo per me vorrebbe dire fare una covata e forse circa due e non farsi in tempo. E quindi col caldo avere i nidi veramente è sconsigliato. Esatto. Motivo per cui io anticipo. Nel tuo caso invece è un motivo prettamente lavorativo e ci sta e va bene. Sì, esatto, prettamente lavorativo. Poi ritengo che magari se partecipi alle mostre, arrivi ad ottobre che hai un attimino i soggetti già pronti, quasi del tutto completi, esatto. Quasi del tutto, per cui può essere un piccolo vantaggio anche questo. Esatto. Il fatto della cantina, io all'inizio, quando mi stavo informando anche un po' sui locali, leggevo scetticismo, no, ma con la luce artificiale i soggetti si snatura un po' quello che è il percorso. Io devo dire che non ho trovato quelle riscontro alle critiche che leggevo. I soggetti, se tenuti in un ambiente comunque bravo, areato, spazioso, il sufficiente, insomma. Stanno bene. Che tipologia di LED usi? Io ho i LED a 5500 Kelvin. Sono dimmerabili. Classiche strisce LED. Classiche strisce LED. Le ho prese, io ho il cognato che è elettricista, quindi me le sono fatte prendere da lui. Sono, diciamo, tra virgolette, una linea professionale, no? Non quelli che vengono usati in ambienti domestici, sì, su lavori svolti dai professionisti. Mi sono fatto prendere quelle, le ho abbinate alle centraline come le tue. Lì io avevo visto che centraline usavi tu, ti trovavi bene, per cui ho deciso di acquistarla anch'io. Sono partito quando avevo una batteria, ne avevo presa una, poi ho preso la seconda batteria, ne ho preso un'altra, e la terza. Non mi hanno mai dato problemi. Io vedo che i soggetti hanno un ciclo naturale nonostante ci sia la luce artificiale, per cui devo dire che se c'è qualcuno che ha dei dubbi sul fatto, no, ma allevare con i LED eccetera, io devo dire che non può andare tranquillamente, lo consiglio, anzi No, ci sono molti scettici che chiaro, poi la luce naturale è il top dei top, però ci sono molti che dicono solo la luce artificiale, il canarino non prende la luce del sole, non va bene. Questa è la dimostrazione, il mio caso, il tuo caso, come quello di tanti altri che allevano prettamente a luce artificiale, esatto, che problemi non ce ne sono. Se la mancanza della luce artificiale viene compensata da un locale pulito, idoneo e una sana alimentazione, vai via tranquillo che di problemi non ne avrai. Bravo, secondo me è così. Qua sono un po' i cinque punti, no? che sono fondamentali per l'allevare, che sono fondamentalmente questi: un ambiente sano, la pulizia, un'alimentazione adeguata, seguire consigli di una persona preparata a livello sanitario. Quello è. Poi ci vuole passione, dedizione, esperienza, si sbaglia, si impara dagli sbagli. Basta, quello è, non ci sono tantissimi segreti, nessuno ha la lampada di Aladdino. Si fa anno per anno, ci si migliora, si provano cose nuove, a volte si torna indietro, a volte si continua su quella strada nuova, però è così. L'importante, sai cos'è? Che questo ambiente permette anche di conoscere brave persone, di fare grandi amicizie. Bravo. E questo ti riempie il cuore, per cui va bene. Io ho avuto la fortuna di conoscere te, per me. Grazie, ti ricambio tantissimo. Mi ha portato a te questa mia nuova avventura, diciamo così. Colpa mia. È colpa tua. Esatto. Dai, ascolta Omar, io se non c'è nient'altro, io ti
ti ringrazio, ti volevo chiedere se vuoi lasciare qualche, ricordare dove ti trovi e vuoi lasciare il tuo RNA, il tuo contatto, così qualcuno delle zone di Udine sa che ci sei e un domani ti potrebbe magari contattare. Almeno abbiamo fatto conoscere una persona in più del mondo dell'ornitologia. Libero tu di comunicare i tuoi contatti oppure no? Sì, va bene, io ripeto, io sono Omar Di Marco, il mio RNA è 2REE, sono di Moruzzo, in provincia di Udine, e il mio cellulare è 335-400-620. È un vecchio team, per cui ha 6 cifre. Le ho dette tutte, non me ne sono dimenticata nessuna. Perfetto. Omar, è stato un grandissimo, ma grandissimo piacere averti dentro nella mia rubrica. Niente, io ti auguro buone cove. Grazie, altrettanto, vedo anche lì nidi. Okay, quindi, okay. E ci sentiamo, tanto ci sentiamo spesso. Ci sentiamo ogni giorno, mi raccomando. Ti ringrazio. Ciao Omar, stai bene. Un abbraccio, grazie mille. Anche a te. Ciao, ciao, ciao.